sommessa repentina breve, l'estensione variabile dei piedi, l'andatura, l'adagio, lo svelto, l'incedere, il procedere. Poi le scarpe sono la precisa espressione del viso, andare passo passo, fare moto, percorrere, agitarsi molto poco, appena in tempo per la messa cantata. Un altro po' ed il treno era partito, svoltato l'angolo, ha girato il monumento, lungo le mura rasente la barriera, di sotto il porticato, sfiorando la ringhiera, la spalletta sul fiume, e le scale sulle scale, le scale, da un salto senza manica sinistra, dalle banista discutendo se si possa chiamare diceria il capriccio della cornice, perché non scende uno, perché non sale due, i sacchi della posta, questa è l'ora, quasi da soli saltano sugli sbarcatoi. I parti di buesse sanguinose soggiogano ragazzi incappucciati, gli appuntamenti sono plateali, vedi venirsi incontro due vocali. I cagnolini vanno avanti al trotto, i cani grossi hanno scontri di botto, col non si sa che sia, col non si sa, i minuti, gli attimi, gli istanti. Ma le mezz'ore perse sono già funeste, son teste messe rifugiate leste, nelle finestre. A prima vista tutto è secondario, poi le scarpe sono la precisa volontà del viso, comincia nei miraggi a dinotori con nastrino in gola, fanno i graziosi mentre fanno la spola. Battenti a fisarmonica, soffietto, hanno da dire, da ridire su tutto, licenze anche giatrici, fanno adescamento, quindi i certificati sono belli rossa tutti illustrati. Arrivederci è uno, a risentirci è due, le parti per il corpo articolato si piegano, si snodano polpose e succolente osse e nervose. Il ginocchio, il polso, l'anca, il pennone, intorno al quale il muscolo fa vela, lo zigomo, la tempia, il metatarso, poi le scarpe con i lacci o senza, la faccia, arrivederci, arrivederci.